Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Benvenuti in questa seconda parte dedicata all'editing della batteria. Ho allineato manualmente gli overhead al sound della cassa e del rullante in modo da avere gli overhead perfettamente sincronizzati con i colpi di cassa e rullante. In questo modo avremo anche più punch dalla batteria senza dover necessariamente utilizzare dei compressori. Sarà nostra cura ora cercare di pulire le tracce che non interessano tutti gli altri strumenti della batteria. Nel caso specifico avremo i microfoni dei tom che appunto consentono un rientro esagerato anche di cassa rullante. Aumentiamo la visuale in maniera da identificarli meglio. In questo caso possiamo utilizzare un algoritmo stupendo di Studio One che si chiama Strip Silence. Come funziona lo Strip Silence? Come per gli altri algoritmi è in grado di identificare tutte le parti suonate all'interno della traccia e lasciare in evidenza quelle più importanti e che ci occorrono realmente all'interno di un brano. Per poter appunto togliere quindi tutti i suoni indesiderati all'interno delle tracce dei tom, ad esempio, utilizzeremo lo Strip Silence. Anche in questo caso è in grado di identificare i rumori all'interno, attraverso appunto una threshold, i rumori all'interno della traccia per poterli quindi togliere e quindi lasciare soltanto gli interventi da parte dei tom. In questo caso il threshold è settato a meno 30 dB, alziamolo, inseriamo meno 20 e facciamo un'analisi. Adesso lui taglierà tutte le tracce dei tom, lasciando liberi i colpi dei suoni al di sotto dei 20 dB. Ovviamente vengono influenzati anche altri colpi che stanno su quella soglia, per cui torniamo indietro, una via di mezzo meno 18, avremo soltanto qualche piccola sporcatura. Ma i tom saranno perfettamente puliti all'interno dell'arrangiamento. Stesso discorso possiamo appunto farlo anche per il rullante. Tutto più pulito. Potremmo ottenere lo stesso effetto anche utilizzando un gate, ovviamente. Poi potremo rifinire manualmente tutto il processo. In questo modo, allargando le tracce, avremo una qualità nettamente superiore per lasciare un po' di aria anche al tom. Potremmo applicare lo stesso identico algoritmo anche alle altre tracce della batteria. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!